Cari amici della scuola stoica, salve e ben ritrovati. Oggi vi voglio parlare di un discorso che adesso andremo subito a leggere e poi eh, vi dirò di chi è e perché è importante per eh, tutto quello che noi stiamo facendo, per il progetto eh, in generale di questo canale eh, della visione stoica che stiamo portando avanti. Iniziamo. Ascoltate fratelli, adesso abbiamo a che fare con un'altra razza. Erano pochi e deboli quando i nostri padri incontrarono i primi di loro. Ora però sono grandi e sono forti e arroganti. È strano, ma vogliono arare la terra e sono malati di avidità. Hanno fatto molte leggi e queste leggi i ricchi possono infrangerle e i poveri no. Nella loro religione i poveri pregano e i ricchi no. Tolgono denaro ai poveri e ai deboli per sostenere i ricchi e i potenti. Dicono che la nostra madre, la terra, è di loro proprietà, e costruiscono recinzioni per allontanare i vicini dalla loro madre. In Insudiciano nostra madre con le loro case e la loro spazzatura. La costringono a generare quando non è il suo tempo e quando non dà più frutti la riempiono di medicina affinché generi ancora. Ciò che fanno non è sacro. Sono come un fiume in piena. In primavera esce dagli argini e distrugge tutto ciò che trova sul suo cammino. Non possiamo vivere fianco a fianco. Sette anni fa abbiamo stipulato un trattato con l'Uomo Bianco. Ci ha promesso che la terra dei bufali sarebbe stata nostra per sempre. Adesso minaccia di prenderci anche quella. Dovremmo cedere, fratelli, o invece dire loro dovrai uccidermi prima di impossessarti del mio paese. Bene, questo è il discorso che fece Toro seduto. Quindi, il famoso capo eh, indiano, gli indiani di America, eh, verso la fine del XIX secolo, quando ormai eh, gli indiani erano stati sconfitti. Come avete notato, è un testo incredibilmente attuale, cioè, poteva essere tranquillamente, essere stato scritto per i nostri tempi ci troviamo nella stessa identica situazione. Abbiamo pochi potenti che cercano di impadronirsi di ciò che hanno i, i poveri o comunque i pochi, anzi di quel poco che hanno i pochi. Non solo, cercano completamente di distruggere ciò che è naturale. Se avete fatto caso, eh, Toro seduto dice anche una... <ride> Una frase molto importante, e cioè che loro trovavano strano che l'uomo, eh, l'uomo bianco, arasse la terra, la sfruttasse, perché? Perché gli indiani d'America erano in sostanza dei cacciatori raccogli raccoglitori, erano, vivevano secondo la vera natura dell'uomo come abbiamo parlato tante volte. Sì, perché la natura dell'uomo è quella, la natura dell'uomo è vivere in armonia con la natura, cacciando e raccogliendo i frutti della natura. Mm? Il problema è che ad un certo punto l'uomo ha preso una strada completamente l'uomo bianco, ha preso una strada eh, perversa, distorta, a, inseguendo l'avidità in sostanza, ebbene ci siamo costruiti la prigione in cui viviamo tutti noi oggi, e cioè una prigione distaccata dalla natura. E la, e la prigione non può essere che così, naturalmente. Una prigione che noi chiamiamo città, ma non solo città. Eh, sono anche le nostre convin convinzioni ideologiche, anzi sono soprattutto quelle, perché le prigioni sono prima di ogni altra cosa nella nostra testa. Le catene si trovano nella nostra testa. Facciamo cose senza senso, controproducenti per distruggere la nostra natura e ne andiamo anche fieri. Ne siamo anche conventi, ci chiamiamo, ci autodefiniamo civilizzati. Quando in realtà non facciamo altro che vantare le nostre prigioni. Essere, vantare la nostra natura di, di prigionieri. Vedete, eh, perché noi non abbiamo coscienza di quello che riuscivano a vedere serenamente eh, gli indiani d'America? perché noi siamo nati e cresciuti all'interno di questo sistema, non ci rendiamo conto del disastro che è questo sistema, eh, perché quando nasci in prigione, per te il mondo è la prigione. Al contrario, gli indiani d'America, come eh, si evince dal discorso di Toro seduto, vedevano chiaro la follia eh, del nostro mondo, era molto chiara questa questo stato di, di, di pazzia totale, eh, di, di situazione eh, autodistruttiva, ecco, forse quella è la parola corretta, perché la vedevano da fuori, dicevano in sostanza, questi sono pazzi, questi sono folli, e infatti avevano visto giusto, e infatti gli indiani d'America... <ride> Avevano inquadrato bene l'uomo bianco. Oggi vediamo il risultato. E pensate, vedevano questo nell'Ottocento. Figuratevi oggi, oggi come apparirebbe il nostro mondo ai loro occhi. Allora, bisogna sottolineare una cosa importante. Gli indiani d'America naturalmente non vivevano di rose e fiori, combattevano, erano dei cacciatori cacciavano i bufali come si evince eh, dal, dal discorso che vi ho appena letto. Delle volte combattevano, erano guerrieri, quindi non vivevano in un mondo fatato, naturalmente, vivevano qui sulla terra, ma vivevano in armonia, in armonia con la terra. Tutto ciò che c'era di negativo, lotta, combattimento, caccia. Veniva fatto in armonia con le regole della natura, così come fanno gli animali anche, così come fanno gli alberi, i boschi, era tutto in perfetta armonia. Di conseguenza avevano quella visione che noi chiamiamo visione stoica, cioè accettavano il mondo per quello che è, senza pretendere di più, naturalmente. Cosa abbiamo fatto noi europei invece, e poi gli asiatici di conseguenza e poi in sostanza quasi tutto il mondo? Ebbene, ad un certo punto siamo caduti in quell'ossessione di voler controllare tutto, di avere tutto, di essere ovunque, di essere delle divinità su questa terra e quindi di staccarci da questa terra, anzi di disprezzarla. Attenzione perché noi siamo cresciuti in una civiltà che è passata sotto il nome di cristianesimo, come sapete bene, che ha sempre visto la terra come un oggetto da sfruttare. Sempre è sempre stato detto chiaramente questo, da quantomeno l'istituzione, no? quindi diciamo dalla, da parte della Chiesa cristiana, ma anche da quella protestante e così via. Di conseguenza nella nostra testa è rimasta questa visione, per fortuna oggi piano piano no, per fortuna oggi sta andando sempre, eh, ci stiamo sempre di più allontanando da questa visione distorta eh, e autodistruttiva della realtà, ma fino a poco tempo fa era così. E quindi c'era da stupirsi se eh, si andava in America. E si cercava di schiacciare gli altri popoli che vivevano in armonia con la natura. No, c'era da stupirsi se l'uomo bianco ha sempre distrutto la natura, si è limitato sempre soltanto a sfruttarla nei tempi moderni. No, e perché? Perché la domanda è questa: perché solo per avidità, come diceva anche Toro Seduto? No, non era solo avidità è paura. E paura di subire qualche problema dalla natura. Vedete, io adesso sono in questo bosco, qui intorno a me ci sono solo alberi, è abbastanza fitta come vegetazione, e in teoria dovrei avere paura. Dovrei avere paura che adesso spunti un cinghiale, ad esempio, e qui <ride> mi è capitato di vederli, o un serpente, una vipera, o un lupo. Ebbene, quanta gente ha questa paura? Tantissima. Quanta gente non va nei boschi per paura? Tantissima. E cos'è che perde? Perde la vita, perde l'armonia con la natura, perde il vivere la vita vera. Per paura. La gente ha paura anche di cadere in un bosco. Ho sentito dire persone dire se mi capita di cadere nel bosco e poi mi rompo una gamba e non riesco più ad uscire da lì. Capite la situazione. Ecco, l'uomo per paura, per paura nei riguardi della natura, si è messo a costruire questa gigantesca gabbia, che prima l'ha chiamata fortezza, ma alla fine è diventata la sua gabbia succede sempre così sempre così noi perdiamo la libertà hm, per ottenere sicurezza e la sicurezza si ottiene sempre a scapito della libertà questa paura cosa fa porta al potere la gente più vile più paurosa più bassa e infatti oggi ci ritroviamo in un mondo capovolto. Guardate i potenti, guardate i ricchi. È gente veramente mediamente di basso livello, è gente piena di paura, è gente che una volta veniva disprezzata. Pensate al nerd, no? fino a qualche decennio fa veniva, eh, veniva disprezzato perché veniva indicato come il pauroso, colui che non ha il coraggio di affrontare la vita, che si nasconde dietro i computer, oggi comandano il mondo, oggi sono loro al potere. Perché? Perché il sistema chiede questo, il sistema chiede che sia il pauroso a essere al vertice, perché più chi è al potere ha paura del mondo, più spinge verso un aumento della gabbia verso un controllo sempre maggiore, verso l'ossessione lo, per la sicurezza, e così telecamere, e così sistemi di controllo con i nostri telefonini, eh, dentro le case, per le strade, e così si trasforma in, in un incubo la nostra vita, e lo vediamo in continuazione. In Cina sono già arrivati a questo, in questa situazione, e con... Il favore delle persone, dicendo è bello, grazie governo per, per incatenarci tutti perché così ci sentiamo più al sicuro. È come prendere un tizio, sbatterlo in prigione e dire: Ah, che bello, io qui sì che sto bene, non ho pericoli, non c'è il rischio che una macchina mi venga addosso. Addirittura non devo nemmeno faticare per andare a mangiare perché mi viene portato il rancio. Ho anche il letto, non devo pagare corrente elettrica. Non devo pagare affitto. Che bella la prigione! Ecco, in cambio, cosa avete dato in una condizione del genere? Soltanto la vostra vita. L'avete buttata nella spazzatura, per non dire un altro termine. Ecco l'incubo che stiamo vivendo. Ed ecco perché io continuo a insistere nel dire che dobbiamo riapprocciarci alla vita con coraggio. Con stoicismo, perché la Stoa ci insegna ad accettare la vita per quello che è, ad andare in un bosco, c'è il rischio, certo che c'è il rischio. Potrebbe succedere qualsiasi cosa in questo momento, ma lo accetto, lo accetto perché preferisco vivere. È questo che dobbiamo iniziare a comprendere, tra le tante altre cose. Dobbiamo iniziare a capire che chi comanda invece è il vile. Chi comanda ha paure, chi comanda questo sistema intendo, questo tipo di leadership chiamiamola così, è il vile, il debole, il pauroso, chi ha coraggio non, non insegue quelle cazzate, chi ha coraggio affronta la vita, chi ha coraggio vive con, con poco, con ciò che è sufficiente, non ha paura di perdere il patrimonio. Non ha paura di perdere eh, eh, stima eh, nei riguardi degli altri, di non sentirsi più importante. Chi vive stoicamente accetta la vita per quella che è, la accetta come la accettavano gli indiani d'America, come la accettava Toro seduto. E per vivere veramente, come dice Toro seduto, pronti, bisogna essere pronti anche a morire. Non lo ripeterò mai abbastanza questo. Quindi mi raccomando, eh, svegliamoci tutti quanti, iniziamo a fare questo passo, non cadiamo nell'errore di prendercela con chi è potente per poi andare a predicare di volere più sicurezza. Non facciamo questa stupidaggine, perché in questi anni l'ho visto fare troppo spesso. Si cade dalla padella alla brace. Ah, vo, non voglio quel tipo di governo, voglio quest'altro tipo di governo. Ci sono persone che attaccano il sistema americano e vanno ad esaltare quello cinese. È pazzesca questa cosa. Capite? È, è folle, follia pura. Bisogna lottare contro questo. Bisogna lottare con tutte le forze. Dobbiamo essere persone in grado di svegliare gli altri. Diciamole in giro queste, diciamole queste cose, parliamo con gli altri. Dobbiamo svegliare le persone perché le persone non si rendono conto minimamente di quello che sta succedendo. Non hanno idea. Scambiano tutto questo come un gioco. Anzi scambiano queste cose che vengono date dal sistema, tecnologia, sicurezza e così via. Come cose belle, come vi dicevo. Ma non si rendono conto che sono come le caramelle date a un bambino o come il formaggio eh, che viene dato a un topo per trarlo nella trappola. Iniziamo a svegliare le persone, nessuno regala niente per niente. E se qualcuno regala qualcosa o oh, ci dà l'illusione della sicurezza è perché vuole in cambio in sostanza la nostra libertà, vuole in cambio la nostra vita. Quindi prendiamo coscienza innanzitutto noi di tutto questo, iniziamo ad essere forti, iniziamo ad accettare, ad accettare la vita per quella che è. Mettiamo Priorità, diamo priorità assoluta alla libertà prima di qualsiasi altra cosa. Poi si può parlare del resto. So che l'ho detto già tante altre volte questo, ma lo ripet ripeterò all'infinito perché è di fondamentale importanza. È così che si costruisce un vero movimento. Non basta lamentarsi, non basta dire sì, ma quelli sono cattivi. No. Guardati allo specchio e chiediti, non starò portando anch'io avanti? Gli stessi principi che portano avanti loro. E vi accorgerete che molto spesso la risposta è sì, perché quando andrete a chiedere più sicurezza, più controllo, in quei casi state agendo esattamente come il potente di turno. Bisogna accettare la vita per quella che è, rischi e pericoli compresi, perché è quantomeno l'altra metà della vita. Iniziamo a svegliare le altre persone, ripeto per l'ennesima volta, prima noi stessi e poi gli altri, nel capire che andando alla ricerca di comodità e di gioie effimere, finiremo tutti quanti in una, in una gabbia. Ci siamo già, ma questa gabbia rischia di diventare sempre più stretta sempre più folle, sempre più invivibile. Dobbiamo invertire questa rotta. Ne vale della nostra vita. E guardate che la libertà è tanto facile perderla quanto è poi difficile riconquistarla. È facile perdere la libertà, è facile darla per qualche comodità in più. Il problema è poi recuperarla. Il problema è che ci accorgiamo poi dell'importanza della libertà, soltanto quando non c'è più, perché come l'ossigeno, come l'aria, ci accorgiamo, noi non la vediamo, noi non vediamo l'aria, non vediamo l'ossigeno. E allora tante volte non, non, nemmeno ci pensiamo, anzi non ci pensiamo quasi mai. Quando è che poi ci accorgiamo dell'importanza dell'ossigeno? È eh, quando ci viene a mancare. Quindi cerchiamo di non arrivare a quello, perché di solito quando eh, arriviamo al limite, quando ci viene a mancare la libertà, poi diventa praticamente impossibile riconquistarla, quasi sempre così. Svegliamoci e svegliamo anche gli altri. Siamo in un'enorme battaglia epocale gigantesca questa è una grande battaglia è una battaglia simile a quella che hanno combattuto gli indiani d'America è una battaglia di vitale importanza e questa volta non dobbiamo perderla e se anche dovesse capitare questo noi non ci dobbiamo piegare a questo sistema dobbiamo rimanere una resistenza costi quel che costi, perché è fondamentale per la natura umana, per il senso della vita stessa. È importantissimo. Oggi ancora, per fortuna, l'Occidente non è né ai livelli così gravi, l'ho già detto nell'altro video, ma anche in questo caso bisogna ripeterlo sempre, ma è facile fare il passo, lo abbiamo visto in questi anni, è facile cadere e perdere subito la libertà. Questo non deve avvenire, in Occidente non deve avvenire, in Europa non deve avvenire, in Italia non deve avvenire. Dobbiamo essere una resistenza. Dobbiamo essere una resistenza. Se qualcuno, magari in questo momento, si starà chiedendo: vabbè, ma perché mi devo opporre? La risposta è: perché altrimenti poi la tua vita non avrà più nessun senso. Perché, come diceva la Fallaci, e eh, come diceva prima ancora Nietzsche, meglio soffrire che vivere di nulla, che vivere in una vita vuota. Meglio combattere per qualcosa, combattere e soffrire, combattere e perdere magari. Ma avete combattuto? Tutti noi siamo dei guerrieri, tutti noi. Eh, la vita ci chiama a essere dei combattenti. È meglio essere dei guerrieri e combattere per qualcosa che vivere a lungo per nulla. Ricordatevi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Commenta commentate vedete appena possibile, vi rispondo a tutti. E cercate di condividere questo video. Diffondiamo queste idee. Diffondiamo queste idee. Perché qui non si tratta semplicemente di semplice cultura, qui si tratta di vita, di senso della vita, di vita proprio fisica anche. È una battaglia. Io vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, non mollate.